Bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi farò il test ride di questa bellissima Sportster S. Non a caso l'ho messa accanto a una vecchia tra virgolette 48 del 2011, bellissima, fatta veramente con gusto. E quindi vediamo praticamente la nuova generazione con la vecchia generazione. Ora molti di voi sicuramente diranno: ah, è molto più bella la vecchia 48, lo so, è bellissima, però vi garantisco che questa è veramente una bomba. Ma prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi su Instagram, iscrivervi al canale e attivare la campanella. E adesso vai con la sigla. Eccoci qua, mi trovo qui a Harley Davidson Golden Hills d'Arezzo e sono insieme a Marco. Ciao. Ve lo presento. Ciao. E vi dico, e lui ci spiegherà di cosa si occupa qui a Harley Davidson Golden Hills. Allora, ciao a tutti, sono Marco, mi occupo, lavoro qui al concessionario dal luglio 2018, da quando abbiamo aperto, e mi occupo della vendita, assistenza al cliente e vendita abbigliamento. Marco, oltre a quello, tu sei presidente del chapter Arezzo? Allora sì, ho l'onore di ricoprire il ruolo di direttore del Golden Hills chapter, diciamo l'unico chapter ufficiale monomarca che c'è qui ad Arezzo. E anche lì abbiamo iniziato dal 2019, anzi il 15 marzo sono stati 3 anni del nostro chapter. Adesso avremo il 2 e 3 aprile il primo evento nazionale qui ad Arezzo, quindi se volete potete partecipare senza nessun problema. Bene Marco, io mi accingo a fare il test ride di questa bellissima Sportster S. Ci dici qualche piccolo dato tecnico in maniera veloce, perché tanto sappiamo che su YouTube ce ne abbiamo tanti di tutorial e recensioni su questa moto. Qualche piccolo dato tecnico. Sì, allora, questo diciamo è uno Sportster S 1250, che è un pochino di concezione differente, perché comunque sia è un motore raffreddato a liquido. A noi non ci impressiona la cilindrata, e comunque siamo abituati noi arlesti a cilindrate molto alte, sì, ma diciamo i cavalli, perché parliamo di 120 cavalli, quindi una moto con un motore importante, con una potenza importante. E in più c'è la novità delle mappature, 3 mappature impostate direttamente gestibili dal quadro, e più 2 mappature personalizzabili. Quindi questa è una grossa novità, diciamo, per la gamma Sportster soprattutto. Ma io non vedo l'ora di provarla. Ma a questo punto, guarda, vi presento un altro ragazzo che è proprietario di questa bellissima 48 del 2011. Andrea. Salve a tutti, sono Andrea. E guardate come bella. Ora vi farò insomma impressione, vi farò vedere il video di alcuni particolari di questa moto, che è veramente bella e fatta veramente con gusto, come piace a me, perché anche la mia 48 era fatta con gusto, però devo dire che questa è ancora più bella. Grazie mille. Complimenti. Grazie. Tu cosa ne pensi di questa nuova concezione di questa moto Sportster S? Diciamo che sono praticamente appena arrivato nel mondo Harley, è la mia prima Harley, quindi non ho tanta esperienza da poterti dare dei consigli, dei feedback comunque che riguardano le due moto. Piacciono entrambe, però io quella lì, come la vidi, te l'ho portata a casa. Ci credo, veramente bella. Complimenti. Grazie. Eccoci in sella alla Sportster S. La posizione di guida è molto strana. Mi sembra di essere molto alto e parecchio caricato in avanti. Però diciamo che ci si abitua abbastanza bene. Come vedete, io in questa versione ho le pedane avanzate. Non ho quelle centrali, si può scegliere sia quelle centrali che quelle avanzate. Secondo me con questa posizione di guida è meglio quelle centrali, almeno per la mia altezza. E adesso siamo qui un po' nel traffico, vediamo se trovo un posto con meno traffico per poter scaricare tutta la potenza di questa piccola bestiolina.
Eccoci, ho trovato un punto dove qui c'è meno traffico, adesso proveremo la mappa sport. Già il road è veramente impressionante la sua accelerazione. Vado in terza, vi faccio vedere. È pazzesca, pazzesca, i 128 newton metro si sentono tutti. Nonostante la gomma molto generosa davanti, si riesce molto bene a gestire le curve. Certo, non è un fulmine né scendere giù, però devo dire che si guida molto bene ed è paurosamente potente, cazzarola! Ok, adesso proviamo a mettere la mappa sport attraverso il bottone. Adesso sono in sport. Mettiamo la terza e vai col gas. L'accelerazione è veramente paurosa, è veramente incredibile, spettacolare. La frizione è veramente un burro, non è quasi da Harley Davidson, e molti di voi sorgeranno il naso, però devo dire che la tecnologia, qui abbiamo il cruise control, abbiamo le manopole riscaldate, anzi fammi premere che perché fa freddo, display digitale che si vede benissimo anche con il sole che ci batte sopra. Qui abbiamo il selettore delle mappe e qua abbiamo anche il selettore per la musica, per il collegamento Bluetooth al telefono. Quindi è una moto veramente completa e super tecnologica. Protezione del vento pari a zero, infatti ha in accelerazione a 140-150, proprio devi rimanere attaccato forte al manubrio per cercare di non farti scaricare da questa moto. E devo dire che comunque, nonostante la guida abbastanza caricata in avanti, non è male, non è scomoda. Proviamo la mappa Rain, vediamo com'è la sua strozzatura. Eh sì, è molto più fluida, è molto più dolce e questa secondo me è perfetta per quando fai le scampagnate tranquillo, senza voler aggredire l'asfalto. La moto è veramente bella, devo dire anche le rifiniture sono molto fatte bene, però diciamo che questa moto qui è una moto, diciamo, monoposto. Poi, come avete visto prima mentre parlavo con Marco, diciamo che lo spazio è veramente poco. Facciamoci una sparatina in accelerazione con la versione sport e poi torniamo con calma verso la concessionaria. Mamma mia come spinge, cazzo!
probabilmente sembra andare ancora più forte a causa della poca protezione del vento, però devo dire, cazzo, spinge veramente di brutto questa moto, ma veramente di brutto, è spettacolare. Ed avendo un manubrio così basso, il controllo è veramente totale. Bene, questo piccolo test ride è finito, andiamo in concessionaria e trarremo le ultime conclusioni. Allora, dopo il test ride che ho fatto, che mi sono veramente divertito, l'avete visto anche dai gridi che ho fatto mentre tiravo la moto, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto e niente, ci vediamo al prossimo video ragazzi, mi raccomando, seguite anche il canale Instagram di Harry Reviso con Lizzi per rimanere aggiornati per qualsiasi... Possono anche venire a fare una prova, questa è una moto demo per far provare appunto a tutti i clienti che avessero la voglia di fare un test ride. Ha detto tutto Marco e io lo prenderò come assistente per i miei video. Quindi... Non la metto la gonna, Non importa. Io ti ringrazio Marco per l'opportunità che mi hai dato, ringrazio Harry Reviso con Lizzi, con Bruno la prossima volta, il prossimo test ride lo faremo la mia prima amore, Harry Reviso in Perugia, dove ho comprato la mia prima moto, la mia prima Harry Reviso, la 48, il prossimo test ride lo faremo là e vedremo la bellissima concessionaria che c'è anche a Perugia. Ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao a tutti! Ciao.